Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto in un viaggio alla scoperta di una delle città più affascinanti del mondo, Mosca. Se state pianificando un viaggio nella capitale russa o semplicemente siete curiosi di scoprire le sue meraviglie, siete nel posto giusto. Dai monumenti storici alle attrazioni moderne, vi mostrerò i luoghi che non potete assolutamente perdere. Prima di iniziare, però, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. Pronti a partire? Andiamo! La Piazza Rossa è il cuore pulsante di Mosca e uno dei luoghi più iconici al mondo, circondata da monumenti storici come il Cremlino e la spettacolare Cattedrale di San Basilio. Camminare sulla Piazza Rossa è come fare un salto nella storia, unendo il passato imperiale della Russia con la sua vibrante atmosfera moderna. Di notte, la Piazza Rossa si trasforma in uno scenario magico, con le luci che illuminano i suoi edifici monumentali, creando uno spettacolo unico e indimenticabile. Il Cremlino è il simbolo del potere politico russo e una delle fortezze più antiche di Mosca, nonché patrimonio dell'umanità UNESCO. All'interno delle mura del Cremlino si trovano alcuni dei palazzi e delle cattedrali più importanti della Russia, inclusi il Palazzo del Senato e la Cattedrale dell'Assunzione. Il complesso del Cremlino ospita il campanile di Ivan il Grande e il famoso Zar dei Cannoni, testimonianze della grandezza della storia militare russa. Una visita al Cremlino permette di esplorare sia la storia millenaria della Russia, sia il ruolo contemporaneo di questo luogo come centro del potere politico del paese. La Cattedrale di San Basilio è uno dei simboli più riconoscibili di Mosca, con le sue coloratissime cupole a forma di cipolla che sembrano uscire da una fiaba. Costruita nel 1561 per volere dello zar Ivan il Terribile, la cattedrale commemora la vittoria russa sui tartari di Kazan ed è un capolavoro dell'architettura russa medievale. L'interno della Cattedrale di San Basilio è composto da un labirinto di piccole cappelle, ognuna riccamente decorata con affreschi, icone e arte sacra. Situata al margine della Piazza Rossa, la Cattedrale di San Basilio è uno dei luoghi più fotografati di Mosca e uno spettacolo straordinario, soprattutto di notte quando è illuminata. Il Museo Storico di Stato di Mosca è uno dei più importanti musei della Russia, situato in un maestoso edificio rosso sulla Piazza Rossa, proprio accanto al Cremlino. All'interno del Museo Storico di Stato si trovano collezioni che coprono oltre 1000 anni di storia russa, con reperti che vanno dall'antichità all'epoca imperiale. Ogni sala del Museo Storico di Stato è una finestra su un periodo specifico, offrendo ai visitatori un'immersione profonda nella cultura, nelle tradizioni e nella storia del paese. Il GUM, situato lungo la Piazza Rossa, è il più famoso centro commerciale di Mosca, celebre per la sua elegante architettura in stile neoclassico e la sua storica facciata in pietra. Oltre ad ospitare boutique di lusso, il GUM è anche un luogo di incontro per moscoviti e turisti, con caffè, ristoranti e spazi espositivi che rendono la visita un'esperienza completa. Entrare nel GUM significa immergersi in un'atmosfera sofisticata, dove la storia e il lusso moderno si incontrano sotto il suggestivo tetto di vetro che copre l'intero edificio, la Moschea Cattedrale di Mosca. È una delle più grandi e moderne moschee d'Europa, ricostruita nel 2015 e capace di ospitare fino a 10.000 fedeli. Con la sua maestosa cupola dorata e i suoi minareti slanciati, la Moschea Cattedrale è un simbolo della convivenza religiosa a Mosca e un'importante meta per la comunità musulmana. L'interno della Moschea Cattedrale di Mosca è decorato con splendidi mosaici e dettagli architettonici che combinano influenze classiche islamiche con elementi di design contemporaneo. Il Teatro Bolshoi. Uno dei teatri d'opera e balletto più famosi al mondo, un vero e proprio simbolo della cultura russa, situato nel cuore di Mosca. Fondato nel 1776, il Bolshoi ha ospitato spettacoli leggendari di balletto classico e opere che hanno reso celebre la tradizione artistica russa, come il Lago dei Cigni e la Bella Addormentata. L'edificio del Teatro Bolshoi è un capolavoro architettonico neoclassico, con la sua maestosa facciata colonnata e un interno sontuoso che trasuda eleganza e storia. La Metropolitana di Mosca.
famosa non solo per la sua efficienza, ma anche per le sue stazioni straordinariamente decorate, spesso paragonate a veri e propri musei sotterranei. Inaugurata nel 1935, la Moscow Metro è una delle più estese al mondo, con oltre 200 stazioni che combinano architettura grandiosa, affreschi, mosaici e sculture. Viaggiare sulla metropolitana di Mosca è un'esperienza unica. Alcune stazioni come Komsomolskaya e Mayakovskaya sono celebri per il loro stile sontuoso e la bellezza monumentale. La Galleria Tretiakov, il più importante museo d'arte russa al mondo, con una collezione che spazia dai dipinti medievali alle opere moderne, situata nel pittoresco quartiere di Zamoskvorechie a Mosca. Fondata nel 1856 dal mecenate Pavel Tretiakov, la Galleria Tretiakov ospita capolavori come le icone di Andrei Rublev e i dipinti dei grandi artisti del realismo russo come Ilya Repin e Vasily Surikov. La visita alla Galleria Tretiakov è un viaggio attraverso la storia dell'arte russa, con sale che raccontano l'evoluzione del paese attraverso le sue opere più celebri e simboliche. VDNKK, Esposizione delle Conquiste dell'Economia Nazionale, è un vasto parco espositivo a Mosca, originariamente creato per celebrare i successi dell'Unione Sovietica, con padiglioni dedicati all'industria, scienza e agricoltura. Oggi, VDNKK è un luogo multifunzionale, dove i visitatori possono esplorare musei, esposizioni, giardini, fontane spettacolari e persino un cosmodromo, simbolo dell'epoca spaziale sovietica. Con i suoi monumentali padiglioni in stile sovietico e attrazioni moderne, VDNKK rappresenta un affascinante mix tra passato e presente, unendo cultura, tecnologia e divertimento in un unico spazio. Il Cremlino di Izmailovo è un complesso architettonico unico a Mosca, ispirato ai castelli russi medievali, che mescola elementi di fantasia e tradizione, offrendo un'esperienza fiabesca ai suoi visitatori. Oltre ad essere un centro culturale, il Cremlino di Izmailovo ospita mercati artigianali, musei curiosi come il Museo della Vodka e spazi dedicati a eventi e cerimonie tradizionali russe. Situato nel vivace quartiere di Izmailovo, questo Cremlino è un'ottima destinazione per chi vuole esplorare la storia, l'arte popolare e acquistare souvenir autentici nel famoso mercato di Izmailovo. Il convento di Novodevichi, uno dei più famosi e ben conservati complessi monastici di Mosca, patrimonio dell'umanità UNESCO, famoso per la sua splendida architettura barocca e le sue cupole dorate. Fondato nel 1524, il convento di Novodevichi ha svolto un ruolo centrale nella storia russa, ospitando nobildonne di famiglie reali e figure importanti, ed è circondato da un'atmosfera di quiete e spiritualità. Accanto al convento si trova il cimitero di Novodevichi, dove sono sepolte molte personalità illustri russe, tra cui scrittori, artisti e leader politici, rendendo questo luogo un'importante meta storica e culturale. La Cattedrale di Cristo Salvatore, la più grande chiesa ortodossa di Mosca e uno dei simboli religiosi più importanti della Russia, situata sulle rive del fiume Moscova. Originariamente completata nel XIX secolo, la cattedrale fu demolita durante il periodo sovietico e ricostruita negli anni 90, diventando un simbolo della rinascita religiosa e culturale del paese. L'interno della Cattedrale di Cristo Salvatore è riccamente decorato con affreschi, mosaici e icone, offrendo ai visitatori una straordinaria esperienza di spiritualità e arte sacra. Bunker 42. Situato a 65 metri sottoterra nel cuore di Mosca, è un ex bunker militare sovietico costruito durante la Guerra Fredda come rifugio in caso di attacco nucleare. Oggi, Bunker 42 è stato trasformato in un museo interattivo, dove i visitatori possono esplorare le sue stanze segrete, apprendere la storia della Guerra Fredda e vivere l'atmosfera di un autentico rifugio atomico. Una visita a Bunker 42 permette di immergersi in uno dei capitoli più tesi della storia mondiale, con esposizioni che raccontano l'evoluzione del conflitto tra USA e URSS e le strategie di difesa nucleare sovietiche. Il Mausoleo di Lenin,
situato nella Piazza Rossa di Mosca, è il luogo dove si conserva il corpo imbalsamato di Vladimir Lenin, il leader della rivoluzione russa e fondatore dell'Unione Sovietica. Costruito nel 1924, il mausoleo di Lenin è un'icona del periodo sovietico, attirando visitatori da tutto il mondo che vogliono rendere omaggio a una delle figure più influenti del XX secolo. L'architettura del mausoleo, progettata in stile modernista, riflette la solennità del luogo e la rilevanza storica di Lenin, con la sua struttura in granito rosso che domina la Piazza Rossa. Il Palazzo di Tsaritsino è un maestoso complesso architettonico situato a sud di Mosca, commissionato da Caterina la Grande nel XVII secolo, e rappresenta uno dei migliori esempi di architettura neogotica in Russia. Circondato da vasti giardini e laghetti, Tsaritsino offre ai visitatori un'atmosfera pittoresca, con padiglioni, ponti e boschetti, che creano un luogo ideale per passeggiate e momenti di relax. Dopo una lunga storia di abbandono e restauri, oggi il Palazzo di Tsaritsino ospita mostre e concerti, oltre a essere una popolare meta turistica per la sua bellezza e il suo significato storico. E così si conclude il nostro viaggio tra i luoghi imperdibili di Mosca. Spero che questo tour vi abbia ispirato a scoprire le meraviglie di questa città straordinaria, ricca di storia, cultura e fascino. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e fatemi sapere nei commenti quale di questi posti visitereste per primo. E non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video su altre destinazioni affascinanti. Grazie per avermi seguito fino alla fine, ci vediamo presto con nuove avventure.